Rimaniamo a Soverato, amici di RTC e di RTC Estate. Abbiamo discusso con un operatore turistico, insomma, di questa stagione turistica estiva 2022. Abbiamo cercato di tracciare un bilancio di quanto avvenuto a Soverato. Chiaramente abbiamo avvicinato anche qualche turista settembrino e abbiamo cercato anche di capire perché, insomma, la stagione turistica a Soverato, ma in Calabria in genere, non riesce ad allungarsi fino a settembre inoltrato, almeno fin quando le condizioni meteo lo permettono. Vediamo questo servizio che abbiamo realizzato a Soverato. Ben trovati amici di RTC e di RTC Estate. Oggi siamo a Soverato in un lido storico, ovvero il San Domenico, con Paolo Vitale. Paolo, ben trovato, buon pomeriggio, ben trovato su RTC. Siamo al 13 di settembre. Com'è andata questa stagione? Anche se per voi non è ancora chiusa, come è giusto che sia, perché settembre va vissuto intensamente, interamente, dunque la chiusura è ancora lontano. Forse voi rimarrete aperti ancora per diversi mesi, così mi dicevi, giusto? Sì, noi abbiamo, diciamo, come mission quella di prolungare la stagione estiva soveratese. La nostra veduta è quella di creare una stagione, sempre se per il tempo lo permette, lunga, almeno fino a ottobre, novembre, perché ci sono stati anni in cui fino anche a dicembre il tempo è stato meraviglioso. Cioè, Ecco, la difficoltà di allungare la stagione, Paolo. Qua a Soverato magari, insomma, si riesce ad allungare più che in altre località, dove vediamo i lidi chiudere già il 31 agosto. A cosa scrivi questa mentalità probabilmente sbagliata? ma più che mentalità sbagliata, secondo me, noi abbiamo mancanza di strutture alberghiere concrete. Probabilmente la mentalità ci potrebbe anche essere, ma Soverato ha purtroppo una struttura urbana un po' complessa. Quello che diciamo si potrebbe fare, se mi posso permettere, è quello di riuscire a queste case vuote, trasformarle in business e creare dei posti letto anche, diciamo, carini e adatti al turismo, quindi senza fare, diciamo, chiedere grosse pretese a un cliente, quindi senza uccidere le persone quando vengono a soggiornare, ma ecco, ambienti carini, proprio adatti per, diciamo, situazioni alberghiere. Tornando al punto, difficoltà di destagionalizzare, di allungare la stagione. Tra poco torniamo su questo punto. Prima voglio chiedere se appunto un bilancio sull'estate. Allora sì, soprattutto quest'anno è stata, diciamo, carica, non strapiena, ma carica, e se devo fare un bilancio sicuramente positivo, ma come diciamo prima si può fare di più. E quello che mi aspetto è che questo settembre possa colmare le mancanze dei mesi precedenti. Forse la stagione parte un po' troppo in ritardo, non riesce a decollare già da giugno, ma bisogna attendere almeno metà luglio, no? Per vedere le prime presenze che non siano quelle locali. E il mio pensiero è questo, che noi viviamo di un turismo forse parentale, non so se è giusto il termine, quindi probabilmente giochiamo sulle ferie dei nipoti, dei cugini. Quindi gratis. Eh sì, non abbiamo un turismo reale basato su persone che vengono qui perché c'è un'agenzia dietro, perché c'è un pacchetto, un percorso, no, vengo qua, trovo la nonna, la zia e forse fortunatamente hanno il posto letto anche, diciamo, gratuito e quindi ne usufruiscono quella settimana, perché poi sicuramente il resto della vacanza, come ho potuto anche constatare attraverso piccole interviste, mi sono informato, vanno verso location un po' più attrezzate, quindi non, ecco, questo è il turismo nostro, non possiamo nasconderlo, diciamo. Paolo, oggi abbiamo voluto incontrare te in rappresentanza di tutti gli operatori turistici di Soverato, ma anche di tutta la Calabria, perché noi con RTC andiamo in tutta la Calabria, nel mondo, su telecalabria.it. Dunque, tu parli a nome di tutti i rappresentanti turistici, alcuni dei quali comunque
ne abbiamo incontrati nel corso della stagione estiva. Dicevamo, non c'è ancora un'idea di chiusura perché l'obiettivo è prolungare il più possibile la stagione estiva. Anche dopo il 21 settembre, quando il calendario teoricamente dice stop. Allora, la destagionalizzazione noi la vorremmo creare sulla base appunto del nostro sistema climatico, che è fantastico. Io, chiunque viene qui, la prima cosa che dice: avete un clima fantastico. Quindi, ecco, riuscire a sfruttare questa fonte primaria di diciamo, non c'è umidità, non c'è tanto freddo, è un clima anche fresco d'estate, magari nei punti più alti certo si muore, però siamo vicino all'Africa, quindi è ovvio, però ecco, è un clima mite. Avevo visto un'intervista di Farinetti che parlava della Calabria, che grazie a questa corrente, diciamo, c'ha delle correnti di vento che lo rendono un clima unico e fantastico, e quindi ecco, siamo qui pronti per continuare, diciamo, la stagione in funzione del fatto che si può fare dopo il 21. Esatto, bravo. Io invece sto cercando di creare, al contrario, qualcosa che sfrutta appunto il mare, anche il cattivo tempo, insomma tutto quello che sono, perché nello sport questo, le situazioni climatiche non esistono, ti puoi allenare in qualsiasi situazione climatica, anzi può diventare anche un divertimento. Nella mia vita lo sport è stato diciamo pane di quotidiano. Per 22 anni ho lavorato in tutti gli ambiti sportivi, dal fitness allo sport diciamo agonistico, e quindi sì, il mio obiettivo è creare un'area anche invernale dove ci si può allenare sia in acqua che fuori, che è una cosa veramente meravigliosa. Io ho lavorato anche sul mare in altri posti, è una cosa unica al mondo. Allenarsi e poter guardare il mare è una cosa spettacolare. Senti Paolo, una curiosità quasi finale, quando va in vacanza un titolare di uno stabilimento balneare? Perché di fatto voi siete qui già da maggio, no? Se non prima, forse da Pasquetta in poi parte la stagione, almeno mentalmente, non so se fisicamente, e poi non vi spostate più. Intanto salutiamo anche Alessandra, che dici? Salutiamo Alessandra, che è timida, un volumeno, si è nascosta, la mia compagna che mi segue nelle battaglie. Allora, il discorso, io dico una cosa sola, mi sento fortunatissimo, per me il lavoro è tutta una vacanza. Il tempo non ha limiti perché non c'è un orario definito, quello forse è un allenamento che devi avere da piccolo. Io vedo anche i miei dipendenti, ed è giusto che sia così, che poverini fanno un lavoraccio sotto al sole, quindi si stancano, e io ringrazio loro per il supporto che mi danno, perché sono stati grandiosi, soprattutto quest'anno sono stati veramente molto bravi, e quindi li capisco. Io purtroppo uno non è nonna mia, mio padre, mi hanno catapultato nel mondo del lavoro senza limiti, e per me ormai è così un'abitudine, si fatico, va bene così. E in vacanza quando andate, allora, per rispondere alla mia domanda? Ottobre no, perché siete ancora aperti, novembre forse, dicembre per Natale? Per Natale? Natale sì. Natale andiamo al mare da un'altra parte. A proposito, l'estate 2023 come te l'aspetti? Allora, l'estate 2023... Non solo per voi, per la Calabria intera. L'estate 2023 secondo me sarà bella, bella perché quest'anno Calabria secondo me ha incuriosito tante persone, che come dicevo prima sono venuti dai parenti, però hanno portato pure qualche amico, è piaciuta molto, e adesso sta a noi giovani riuscire a captare questa cosa. E se partiamo col piede giusto, il prossimo anno boom per la Calabria. Bene, intanto oggi, 13 settembre, l'estate non è ancora finita, come dice Paolo, anzi è ancora molto lunga, vero? Yes, lunghissima. Questo ormai è baia, come si chiama? Baia protetta. C'è la baia marina, ci sono i cavallucci, poi i subacquei hanno finito il loro lavoro.
Poi abbiamo messo giù la Madonnina del Mare, qui da noi, che sono quasi 20 anni che facciamo questo tipo di lavoro a protezione nostra. Grazie, a presto. Grazie a voi e un saluto alla vostra emittente e RTC. Bene, Pino da Montepaone, però abitante a Soverato. Allora, lei, insomma, come l'ha vista quest'estate 2022 qui a Soverato? Tanta gente? Bella. Sì, sì, parecchia gente. Io sono dal mese di maggio che sono qua. E quest'anno parecchia gente è venuta qua a Soverato, perché Soverato è una bella spiaggia. Senta, oggi siamo al 13 settembre, questa spiaggia dimostra che l'estate non è tutt'altro che finita, perché intanto il clima lo permette, sì, l'acqua è ancora calda e c'è ancora tanta gente, come è giusto che sia, perché non bisogna chiudere il 31 agosto, no? Come fanno in tanti, bisogna prolungarla il più possibile. E lei ora sta andando al mare o sta tornando al mare? No, adesso io sono appena svegliato e vengo a fare il bagno al mare, però la gente, la maggior parte, è partita. Sì. Adesso rimangono solo i residenti o i settembrini, ecco. Gente del luogo per l'80%? No, anche quelli che fanno le ferie nel settembre, sì. Perché adesso comincia la pesca dei tonni qua. Ah, sì. E sì, a Soverato è nominata per la pesca dei tonni, insomma. Quindi nel mese di settembre si pesca meglio? Sì, comincia settembre, ottobre, da qua fino là in fondo, dove c'è la curva, è tutto pieno di pescatori. Ok, senta, quindi secondo lei quanto si può prolungare questa stagione? Fino a fine settembre o anche oltre? Ma io dico che un anno ho fatto i bagni fino al 9 ottobre, dipende come... Le condizioni climatiche. Penso che fa caldo comunque qua, il bagno lo puoi fare sempre, anche in dicembre. Grazie, buon proseguimento d'estate, perché non è ancora finita, vero? Sì. Purtroppo io settimana prossima parto per Milano, quindi... Deve fare il massimo fino a quando partirà. Sì, fare sì, un bagno sì, al sì. giorno almeno, vero? No, uno è poco. Una mattina e due la sera. Ok, grazie, a presto. Grazie a voi. Siamo della Valle d'Aosta. Lei viene sempre in questo periodo, settembre? Io vengo da, ormai sono in pensione, vengo da giugno fino a fine settembre. Allora lei è uno che destagionalizza e allunga. Molto a lungo, finalmente. Come mai secondo lei a fine agosto in molti vanno via? Insomma, vabbè, chi lavora agosto, giustamente? Chi lavora, i ragazzi cominciano a prepararsi per la scuola e di conseguenza i locali chiudono e le discoteche chiudono e non c'è più il divertimento per i ragazzi e vanno via. Ci sono, rimangono le famiglie con i bambini piccoli. C'è questo clima da sfruttare. O gli anziani che sono in pensione. Ok, buon proseguimento. Grazie. Di dov'è lei? Io sono di San Lucido. Ah, di San Lucido. Vabbè, sempre calabrese. Sempre calabrese. Sullo Ionio, sul Tirreno, i problemi sono analoghi, no? Insomma, non si riesce ad allungare totalmente la stagione. Guarda, abbiamo cambiato zona così, per allungare un attimino, tutto qua. Sul Tirreno com'è andata in quest'estate 2022? Abbastanza bene, da quello che abbiamo potuto vedere. Tante presenze? Sì, abbastanza. Sono abbastanza presente, sì. Se lei dovesse citare un po' le emergenze, le priorità, le criticità, secondo lei, insomma, il mare com'è stato intanto? Pulito? Sì, abbastanza pulito. Le emergenze sono un po' diverse e diversificate. I trasporti, l'accoglienza, la viabilità, insomma... Se miglioriamo questi punti probabilmente miglioriamo la presenza. Si può sicuramente migliorare nei prossimi anni, no? Certo. Chiaramente. Certo. Magari aumentando anche il numero di bandiere blu in Calabria. Abbiamo un territorio praticamente circondato dal mare. Sicuramente, è una cosa indispensabile. Le bandiere blu, quindi vuol dire pubblicità positiva per far arrivare gente, insomma, e attrarre turisti. La lasciamo e la ringraziamo. Di Soverato cosa le piace? Ma veramente io ho visto poco, intanto c'è il mare pulito, una discreta accoglienza, quindi già è tanto. Quando dovrebbe finire l'estate in Calabria secondo lei, calendario a parte? Ma estate, guardi, non c'è una data secondo me, se noi pensiamo al turismo anche invernale, perché abbiamo un clima mite, quindi potremmo attrarre gente che sarebbe disponibile a passare qua anche una parte invernale. Se vogliamo, quindi sicuramente c'è ottobre, novembre, è un anticipo della primavera. Bisogna organizzarsi, bisogna trovare una strategia giusta. Grazie e buon rientro a San Lucido. Grazie, a presto. Grazie a lei, arrivederci.
disturbiamo sotto l'ombrellone sulla tua sdraio. Da San Lucido? Sì. Bene. Si parlava di necessità di allungare la stagione turistica, di allungarla. Secondo te cosa manca? Secondo me mancano dei servizi, anche e soprattutto sul Tirreno, no? Facendo un po' un confronto, soprattutto sul Tirreno, manca una serie di servizi. Il mare, onestamente, ho visto un po' più pulito, perché hanno messo un attimino in funzione alcuni depuratori, hanno riattivati. Mancano dei servizi, anche forse per le fasce d'età un po' più alte, perché noi giovani comunque troviamo un po' la strada spianata un po' ovunque, le feste comunque sono un po' ovunque, manca qualcosa per le persone un po' più grandi. In alcuni posti ci sono, in altri no, e mancano un bel po' di servizi da dare al turista. Ecco, ora abbiamo parlato delle cose negative, però parliamo anche delle cose positive. No, noi siamo calabresi, noi di RTC promuoviamo tutta la Calabria. Oggi siamo sullo Ionio, però parliamo anche del Tirreno. Quindi perché venire a San Lucido? Cosa c'è da vedere? Noi saremo i primi magari a venire, così poi lo trasmetteremo. Sì, allora San Lucido, oltre al mare, comunque anche noi abbiamo un bel mare, la località dello Scoglio anche molto bella, caratteristica, e poi anche la rotonda, il centro storico. Probabilmente valorizzeranno, spero l'amministrazione in futuro c'è l'idea di valorizzare anche l'aspetto un po' rurale, perché abbiamo anche una buona località rurale, quindi sono alcune cose a migliorare, ma si spera che comunque col tempo si migliorino diverse cose, tra cui il lungomare. Per il resto la stagione è stata positiva a San Lucido. Benissimo, allora verremo a breve per testimoniarlo. Grazie, a presto. Grazie a voi.